bella. Forse alcuni di voi mi riconosceranno, meglio riconosceranno la Mito Rossa che ha fatto con me quest'estate quasi 6.000 chilometri. Oggi sono qui per rispondere alle vostre numerosissime domande che avete postato sul blog durante il mese di agosto. Innanzitutto vi ringrazio per la partecipazione, abbiamo raccolto moltissime domande che dimostrano non solo molta passione nei confronti della nostra Mito e dell'Alfa Romeo in generale, ma soprattutto molta competenza. Avete fatto tantissime domande, ne abbiamo raccolte più di 150, su tantissime aree tematiche, colori interni, esterni, sui motori, sulle strategie presenti e future di Alfa Romeo. Abbiamo quindi deciso di rispondervi attraverso questo filmato, ne faremo addirittura più di uno e approfondiremo oggi soprattutto temi legati agli interni e agli esterni di Alfa Mito. Prima però di entrare nel dettaglio rispondo a Giulietta 1006 che ci ha chiesto come è nata l'idea di esordire in un segmento agguerrito e affollato come il segmento B. Dallo studio del mercato automobilistico, dal cliente e dalla concorrenza abbiamo visto una forte crescita nello sviluppo delle vetture compatte. Molte case automobilistiche come Mini, Peugeot, Fiat sono presenti in questa fascia di mercato già da molti anni. Altre invece come Audi, BMW arriveranno con i loro modelli compatti negli anni a venire. Mito è la risposta Alfa Romeo a questo trend in crescita e rappresenta anche un passo importante verso il mondo dei clienti che si avvicinano per la prima volta alle automobili. Una vettura sportiva ma sicura anche per i giovanissimi. L'ottima riuscita di questa strategia è anche dimostrata dalla quantità di ordini raccolti che ha ampiamente superato le nostre aspettative. Sì, Mito Club, siamo molto soddisfatti. I dati che stiamo raccogliendo ci parlano di successo, ma non è stato facile. Dani83 ci chiede quali sono state le criticità in fase di progettazione e quali i momenti più difficili. Posso dire che progettare e realizzare un'automobile è una delle attività più complesse nel panorama industriale. Considerate poi che sono passati solo 16 mesi dalla data di congelamento dello stile alla presentazione stampa a Milano a Castello Sforzesco. La sfida più dura, oltre al rispetto dei tempi, è stata quella di riuscire a trovare il giusto compromesso tra stile, contenuti innovativi e vincoli tecnici. Queste criticità però ci hanno spinto a sfidare noi stessi per creare il nostro gioiellino che è un concentrato di stile, tecnica e tecnologia. Un altro passo molto difficile è stata costruire la Mito per tutti i paesi in cui verrà commercializzata. Joseph ci chiede come mai in Germania non trova gli stessi modelli che trova in Italia. In linea di principio la Mito ha la stessa base di partenza in tutti i mercati. Il DNA è di serie ovunque, i set airbag, i fanali a LED, il CUDO elettronico sono standard su tutte le vetture. Poi in realtà ogni paese ha delle richieste diverse per quanto riguarda gli altri contenuti, come per esempio il clima per rispondere a Eric o Andrew 87. E quindi gli allestimenti vengono differenziati per permettere ad ogni paese il massimo grado di personalizzazione e questa è una prerogativa di tutte le vetture e di tutte le case automobilistiche. Anche due pack, che in Italia si chiamano Sport Pack e Premium Pack, sono leggermente diversi. In alcuni paesi, per esempio, si chiamano Sport Pack e Comfort Pack. I pack comunque sono sempre due, uno più rivolto all'area sportiva e uno più rivolto all'area comfort. Per il momento non abbiamo previsto altri pack, però magari vediamo come vanno le vendite di questi e vediamo anche quello che ci suggerite voi. Bene, adesso entriamo nel dettaglio delle vostre domande più legate alla Mito, iniziando dall'esterno. Il Fusi ed MT03 ritengono che le linee della Mito derivate da quelle dall'Auto C rendano la Mito un'auto un po' goffa e con un frontale poco alfa. Quando è iniziata la fase di definizione dello stile della Mito, l'Auto C è stata una fonte di ispirazione notevole. L'Auto C rappresenta nel suo ambito l'eccellenza e riprenderne le forme è stata veramente una sfida per il centro stile perché pochi stilemi potevano essere armonici su una vettura di 4 metri. Io sono orgogliosa oggi di dire a nome di tutta l'Alfa Romeo che ci siamo riusciti e rispondo anche a Giulio 83, Mito Club e Mito dicendo che la Mito è a tutti gli effetti portavoce dei valori dell'Alfa Romeo, come anche dimostrano alcuni degli articoli della stampa di settore.